Buongiorno ragazzi, oggi andiamo a parlare di jig. Cosa sono i jig? Sono degli artificiali realizzati in piombo o anche altre leghe metalliche. Prevalentemente li dividiamo in due categorie: jig fast e jig slow. Punti di forza del jig: ottima distanza nel lancio, possibilità di sondare tutta la colonna d'acqua, scegliamo noi a che altezza farli lavorare, e risultano essere molto molto catturanti. Sono secondo me tra gli artificiali che hanno una maggiore capacità attrattiva. Come dicevamo, esistono principalmente due categorie, il fast e lo slow. A prima vista già si capisce la differenza a cosa è dovuta: alla forma, in quanto il jig fast è un jig sottile e allungato e una volta raggiunta l'acqua scenderà in maniera veloce verso il fondo, a differenza invece del jig slow, che ha una forma sì abbastanza piatta ma anche piuttosto larga. Questa sua forma particolare gli permetterà di fare un farfallio in caduta, farfallio che risulta essere molto catturante. Infatti spesso e volentieri gli attacchi avvengono in caduta. Adesso andiamo a vedere i recuperi principali che si possono fare con entrambi i tipi di jig. Mi preme ricordarvi che sono le basi, poi ognuno, imparata la tecnica, provvederà a personalizzarla e a farla sua. L'importante è capire i principali movimenti che si possono fare con il jig. Piccolo consiglio: togliete, qualora il vostro jig ne fosse provvisto, l'ancoretta dalla parte posteriore, lasciando o, qualora non ci fosse, aggiungendo un assist in testa. Questo perché? Perché proprio perché vanno a scendere a fondo, soprattutto dove, come in zone rocciose o in porti, c'è parecchio rischio di incaglio. Lasciando l'ancoretta rischiamo di lasciare anche il nostro jig attaccato al fondo. Andiamo a vedere i recuperi. Partiamo subito col vedere i primi recuperi per quanto riguarda il jig fast. Questo tra l'altro è un jig che mi ha regalato una splendida cattura nell'ultimo video. Se non l'avete visto, andatelo a vedere, vi lascio il link. Una cosa molto importante è fare scorrere durante la discesa del jig il filo fra le dita, senza stringere troppo, però dobbiamo fare in modo che se il predatore attacchi in caduta, noi tenendo il filo fra le dita riusciamo a capire se appunto sta avvenendo un attacco oppure no. Ora abbiamo fatto arrivare il jig in fondo, provvediamo a fare il primo recupero, il classico dente di sega, quindi dal fondo arriveremo fino a sotto i nostri piedi facendo delle gercate verso l'alto. La velocità la dovete decidere voi in base a ciò che state cercando di predare. Appunto, no, porca
Ragazzi, perdonatemi, ma il bello della diretta, questo ve lo lascio per morire. Peccato. Appunto. Ricominciamo di nuovo. Dente di sega. Dita sul filo. E facciamo arrivare fino in fondo. Ok, chiudiamo e iniziamo il recupero a denti di sega. Possiamo alternare la cadenza delle gercate, per non dare sempre uno stesso ritmo possiamo alternare. Possiamo alternarlo. Niente di più semplice, l'importante è riuscire a sincronizzare la giacca col giro di manovella. Una volta che riuscite ad apprendere questo, a dare il giusto ritmo, non avrete più problemi e potrete gestire il recupero come più vi pare e piace. Ora abbiamo fatto arrivare il jig a fondo, possiamo anche far arrivare il jig in fondo e a più o meno metà recupero riaprire l'archetto e farlo scendere di nuovo. Questo ovviamente in base allo spot in cui siete. Se siete come qui su una scogliera artificiale non conviene moltissimo, perché più vi avvicinate e più c'è il rischio che andate a perdere l'artificiale sul fondo, perché ci sono più rocce e quindi c'è, aumenta la possibilità di ingaglio. Poi possiamo anche lanciare l'artificiale, lanciare il nostro jig, fargli toccare la superficie dell'acqua. Una volta giunta in acqua, chiudiamo subito l'archetto e iniziamo le gercate o verso l'alto o laterali, in modo che il jig lavori appena sotto la superficie dell'acqua. Lanciamo il jig, toccato l'acqua, e chiudiamo e iniziamo il recupero con cercate verso l'alto o laterale. 1 o laterale. Se vediamo che il jig tende ad uscire fuori dall'acqua, fermiamoci un attimo e lo rifacciamo scendere un'altra volta appena appena. Possiamo anche recuperarlo a cercate verso il basso. Lanciamo, tocca la superficie dell'acqua, chiudiamo l'archetto e iniziamo il nostro recupero. Cercate laterali di nuovo o verso l'alto o verso il basso. Possiamo decidere noi in base a come più ci aggrada o come troviamo utile in quel momento fare.
se stiamo andando ad insidiare prede che attaccano, diciamo, in superficie, non andiamo a fare scendere i jig in fondo, non avrebbe senso. Invece lavoreremo appunto recuperandolo veloce sotto la superficie dell'acqua. In caso contrario possiamo andare a fare scendere il jig e sondare tutto lo strato d'acqua. Altra cosa che possiamo fare è anche lanciare l'artificiale in acqua. Una volta che tocca il fondo iniziamo a recuperare in maniera frenetica e veloce, in modo da far schizzare il jig sulla superficie dell'acqua. A volte ha funzionato pure. Come vi ho detto, una volta imparate le basi dovete riuscire a personalizzare e ad adattare la tipologia di jig che prendete a quello che vi trovate davanti. Adesso andiamo a provare il jig slow. Vediamo se riceviamo qualche altro attacco. Montato il nostro jig slow, andiamo a lanciare in acqua. Questo, come abbiamo detto prima, è un artificiale che lavora molto in caduta, quindi dobbiamo cercare di farlo scendere, iniziare il recupero, metà strada riapriamo l'archetto e lo facciamo scendere. Ovviamente non andiamo a scegliere un jig slow dove abbiamo poca profondità, non lavorerebbe bene e non avrebbe molto senso, non avendo il suo effetto in caduta per abbastanza tempo. Altra cosa che vi sconsiglio è usare il jig slow in condizioni di mare forte oppure in condizioni di forte corrente, perché il jig non avrebbe la sua efficacia appunto in caduta e non lavorerebbe bene né in caduta e neanche nel recupero. Quindi in determinate condizioni preferite usare il jig fast, in modo da poterlo fare lavorare al meglio. Andiamo a lanciare il nostro jig. Ricordatevi sempre di tenere il filo, farlo scorrere fra le vostre dita, in modo da avvertire eventuali attacchi in caduta, soprattutto con questa tipologia di jig. Col jig fast andiamo a fare delle cercate sempre verso l'alto, però più ampie e leggermente più lente. Al solito potete dare una cadenza diversa, non sempre e non per forza, non sempre e non per forza dovete dare sempre una cadenza. Nel caso in cui andate a perdere un jig sul fondo, avete una possibilità: o andate a tirare rompendo tutto dove capita prima, oppure prendete un po' di filo, aprite l'archetto, prendete un po' di filo, con l'archetto aperto appoggiate la canna a terra
tirate, mettete il filo a duro e poi rilasciate nuovamente. A volte si riesce a liberare il giro, quando invece non c'è nulla da fare andate a spezzare. Ecco, adesso si è liberato, appunto, se non lo perdo di nuovo. No. Dimostrazione pratica in diretta di come andare a liberare un filo. Ne abbiamo approfittato, visto? Il jig è di nuovo qua. E rivediamo di nuovo il recupero, con la speranza di non incagliare. Qui purtroppo è un punto molto rischioso, quindi farò scendere il jig solo una volta lanciato, non mi fermerò a metà recupero, cosa che invece potete fare voi se vi trovate in uno spot libero. Come potete vedere impiega anche molto più tempo rispetto a scendere sul fondo, rispetto a un jig fast, proprio come vi dicevo all'inizio. Iniziamo il recupero con cercate verso l'alto e più ampio. Prima, la prima, diamola sempre. Ora io in questo caso ho accelerato esclusivamente per non lasciare il jig attaccato allo scoglio. Abbiamo visto anche il recupero del jig slow. Una cosa importantissima e fondamentale, come vi ho detto prima, imparare la base e poi giostrare il recupero a nostro piacimento su quello che troviamo, su cosa vogliamo insidiare e sulle nostre sensazioni. Ad esempio, mi è capitato di recuperare in maniera frenetica e veloce, come se fosse un jig fast, il jig slow. Un jig slow recuperato velocemente mi ha fatto catturare delle palamide. Video che trovate in descrizione o qui sopra. Quindi non vuol dire che necessariamente perché io ho un jig slow devo per forza recuperarlo piano. A volte rompere gli schemi e uscire fuori dalle regole può dare anche il suo risultato. Per altri chiarimenti io sono a vostra disposizione, non esitate a contattarmi e a chiedermi se avete domande da fare, liberi di farla. Se volete andare a vedere l'articolo sul blog del gruppo, vi lascio il link in descrizione, seguite gli account e i vari canali del gruppo e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi! Io continuo a provarci.